L'omicidio di Giulia Cecchettin è figlio del patriarcato? Io non so manco che è il patriarcato. L'omicidio è figlio di una cultura sbagliata, di una mentalità possessiva, ma non è una questione politica, il patriarcato, il matriarcato. Lei mi fa la domanda politica e quindi non le rispondo. Perché il patriarcato? Se no innesco la perché polemica. È diventata una questione politica? Lo sa anche lei. Che cos'è il patriarcato? Se lo dovessimo spiegare. Ma ancora questo patriarcato? Io non ritengo che il problema sia il patriarcato. Io ritengo che il problema siano le sanzioni, le pene. Nel momento in cui una persona commette certi tipi di reati, deve stare in galera per tutta la vita, non è questione di genere. Io temo che ci sia ancora tanto eco di quel patriarcato. In questo caso c'è un'altra componente. Le donne sono piene di sensi di colpa, piene, tutte noi lo siamo. In certi casi, quando si tratta di un ex con condotte ossessive, l'atto di generosità diventa un atto che mette veramente a rischio la vita. Quindi le donne a volte dovrebbero essere un po' meno generose. Agghiacciante, ci sono molti esponenti della destra che proprio sono rimasti in una condizione culturale medievale. Ha portato a dire alcuni esponenti politici che spiace che non ci sia più Giulia Cecchettin, no, perché chi accudirà agli uomini in famiglia? Ecco, questo è il patriarcato. O vivo in un paese diverso, ma direi che le donne hanno tutti i diritti che hanno gli uomini. Dire che siamo una società patriarcale è veramente grottesco. Cioè, guardi, personalmente non l'ho mai avvertito, venendo da una famiglia dove in realtà tutto era armonizzato. Io non lo vedo un problema di sesso, quindi adesso non andiamo a bollinare le questioni. Sicuramente abbiamo un lavoro formativo ed educativo da fare sulle generazioni nuove. Ma quale patriarcato? Si dice Giorgia Meloni rappresenta questa destra, quella 4/4 di matriarcato nel suo albero, come dire, genealogico del DNA.